You ass! Come here, ass! Fuck! E per capire il curioso rapporto che c'è tra Dio e la donna, facciamo un breve ripasso della creazione. Vi ricordate a che punto della creazione, secondo la narrazione biblica, appare la donna nel creato? Spoiler alert, non era prevista. Facciamo un ripasso velocissimo. Primo giorno della creazione secondo la Bibbia, che cosa fa Dio? Ve lo ricordate? No, perché siete degli atei del cazzo. Fa la luce, primo giorno la luce. Luce. Secondo giorno separa le acque di sopra da quelle di sotto. I teologi ci insegnano che è la creazione dell'atmosfera terrestre. E chi siamo noi per discutere con i teologi? Gli scienziati del presepe, chi siamo noi per discutere con i teologi? Terzo giorno della creazione, tutta la vegetazione terrestre, inclusi i kiwi, che sono buonissimi, ci avrei messo una settimana a fare i kiwi. Fun fact sui kiwi, ci sono due modi per mangiare i kiwi. Si possono tagliare a metà e svuotare con un cucchiaino, oppure sbucciare e tagliare a fettine. Statisticamente chi li sbuccia e li taglia a fettine è un pedofilo, adesso lo sapete, potete proteggere le vostre famiglie in futuro. Quarto giorno della creazione si allontana, fa gli astri, non ce ne frega un cazzo. Quinto giorno torna sulla terra, la mattina fa i pesci, il pomeriggio fa i volatili. Sesto giorno, tutti gli animali terrestri e l'uomo. E l'uomo. Non l'uomo e la donna, e l'uomo. Siete arrivate dopo, cari le mie immigrate del cazzo. E questo dà un'idea molto precisa di quale fosse il disegno di Dio per l'umanità. Eravamo tutti uomini, con dei fisici scultorei perfetti, immortali, in un giardino terrestre che ci inculavamo a tirondella per l'eternità. E questo spiega così tante cose, rende chiare così. Perché non ci piacciono veramente le donne. Vogliamo tantissimo scoparvi, tantissimo, però come persone state abbastanza sul cazzo, non so se vi siete accorte di questa cosa. Perché non siete degli uomini, a noi piacciono gli uomini. Ci piacciono gli sport fatti da uomini, guardare sport fatti da uomini con altri uomini, uscire con gli altri uomini, andare a bere con gli altri uomini, parlare con gli altri uomini. A nessun uomo sulla terra passa per la testa di parlare con una donna. Parliamo con le donne soltanto perché avete deciso che questo è l'unico modo che abbiamo per cercare di accoppiarci. Ma ci sono due ragioni fondamentalmente per cui un uomo parla con una donna: o perché vuole tantissimo accoppiarsi, o perché è confuso e crede di parlare con un uomo incredibilmente effeminato. E basta. Tra l'altro, non ci piacciono. È curioso e preoccupante il fatto che ci sia un certo numero di uomini che non ha ancora chiaro in testa se vuole più scoparvi o uccidervi. Questa cosa non succede tra i koala o tra i merlindiani, per esempio. Ho una teoria in proposito. Secondo me, quando un uomo scopa una donna, quello che sta veramente cercando di fare è accoltellarla col cazzo. È un'idea, soltanto un'idea. Non so, può essere che sia così. Nessuna donna nel giardino terrestre, nessuna donna nel giardino terrestre. Adamo è scemo come una brocca e vede due armadilli che scopano e si sente solo e va a piagnucolare da Dio. Vaffanculo. Ha appena fatto tutto il creato, letteralmente. Non gli rompere. Gli vogliamo dare 10 minuti? Ti sta per fare una squadra di atleti crossfit con cui scopare finché non ti compare il secondo buco del culo. Gli vogliamo dare 10 minuti? Scopati l'armadillo, è disponibile lì apposta. No! Si sente solo e va a piagnucolare. E la donna è quello che succede quando tu metti fretta al creatore, sostanzialmente. Arriva! Arriva la donna e sbaracca tutto in 7 secondi, mangia la mela, fanno cagare le mele, se ti avessi detto non mangiare il culatello, cazzo, avrei empatizzato, ma la mela! Mangia la mela, perdiamo l'immortalità, veniamo sbattuti fuori dall'Eden. 7.000 anni dopo, il Movimento 5 Stelle governa il paese. Grazie ragazzi, ottimo lavoro, ottimo lavoro, bellissimo lavoro. Tutto questo in realtà mi serve per arrivare a una conclusione mia personale, un'opinione che mi sono fatto, che è questa. L'eterosessualità come comportamento diffuso, no? Comune, temo che sia frutto in gran parte di un costrutto sociale, un po' per natura e un po' per costrutto sociale. Voglio dire, per centinaia di migliaia di anni tutto quello che dovevamo fare per sopravvivere come specie era riprodurci il più possibile, no? E quindi è del tutto legittimo pensare che la natura abbia fatto il suo lavoro e abbia selezionato tra di noi quelli che preferivano l'altro sesso in modo che potessero procreare, no? E poi socialmente abbiamo proibito l'omosessualità perché per la stessa ragione era un comportamento pericoloso, non ci faceva procreare. Ma fateci caso, non appena si calmano un attimo le acque, non appena si raggiunge un certo equilibrio, una certa parità sociale, e non parlo di adesso, anche i grandi imperi del passato, i greci, i romani, appena tutto torna leggermente in pari e non è più così necessario fare dei bambini,
Ah, noi ricominciamo a incularci alla grandissima. Alla grandissima, tipo una settimana prima siamo tutti, oh, quanto mi piace la figa, dobbiamo proteggere la tribù. E poi inventiamo il frigorifero, dopo 2 secondi stiamo succhiando il cazzo come se non ci fosse un domani. E il fatto è questo. Ognuno di noi è cresciuto in una società che al 99% è eterosessuale, no? Questo è il primo modello a cui siamo stati esposti nell'infanzia. I nostri genitori erano omosessuali, forse i miei genitori erano omosessuali, i vostri genitori erano eterosessuali, i nonni erano eterosessuali, tutte le famiglie degli amici erano eterosessuali, le favole che ci raccontavano, la televisione, i film, i libri, qualsiasi cosa, era tutto eterosessuale. Ti piace la figa? Perché ti hanno detto che ti deve piacere la figa. Se tu fossi cresciuto in una società 50-50, 50% eterosessuale, 50% omosessuale, forse ti piacerebbe comunque la figa, perché magari questa è la tua inclinazione. Ma 14-15 cazzi te li risucchiati sicuro, sicuro. Arrivavi a 14 e dicevi, ah no, 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 non mi piace, non fa per me. Però abbiamo fatto 14, vogliamo fare cifra tonda, arrivare a 15? No, vogliamo fare 15. E poi facevi come me con le ostriche. Io odio le ostriche, mi fanno vomitare le ostriche, però siccome sono universalmente riconosciute come una prelibatezza, ogni 5 anni gli do una possibilità. E facevi esattamente la stessa cosa. Ogni 5 anni qualcuno mi mette un cazzo in bocca. Ah, non mi piace! Non mi piace! Però vienimi in bocca perché ho un maglione di cashmere, non lo voglio rovinare. Grazie mille!